Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i 12 discepoli, Gesù diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Un saluto a tutti da Don Francesco. Continuiamo il nostro percorso insieme durante questa settimana. Ancora una volta, ce lo dicevamo, siamo invitati ad alzare lo sguardo, a guardare il Signore. Questo giorno il Signore è Lui che ci guarda per primo. È Lui che ha delle cose da dirci. Il Signore non smette di volgere il suo sguardo, di fissare lo sguardo su ognuno di noi. Il Signore è dentro di noi. Il Signore non ci abbandona. Il Signore ha chiaro ciò di cui abbiamo bisogno. È bello che ancora una volta ritroviamo degli intrecci di sguardi. C'è lo sguardo del Signore verso i Suoi discepoli, di cui ha cura, e per questa cura chiede ad alcuni di seguirlo in modo particolare per annunciare il Vangelo, per scacciare ogni male, per vivere il regno di Dio, costruirlo insieme. Eppure non c'è solo questo sguardo. C'è uno sguardo che mi sembra sottinteso, che è lo sguardo di Dio, lo sguardo di Gesù con gli apostoli e con ognuno di noi, perché il Signore invia una moltitudine immensa, anche se dice che bisogna partire dalla casa di Israele. Abbiamo ascoltato cosa ci dice, no? Il Vangelo. Non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Frase enigmatica, frase che indica l'inizio di un cammino. È come se il Signore dicesse: annunciate il Vangelo e cominciate da casa vostra, perché forse da casa vostra è più difficile. Ma noi, che siamo cercatrici, cercatori del volto di Dio, che il Vangelo possiamo più o meno conoscerlo, che bello se ogni giorno possiamo prenderci quel tempo per leggerlo, almeno per ciò che la Chiesa ci propone, no? Di vivere, per il nostro annuncio personale. Sappiamo che arriverà ai pagani, arriverà a ogni diversità, arriverà al mondo intero, perché il Vangelo è una parola che riguarda tutti. Ci sono dei nomi in questo Vangelo. Dietro ogni nome c'è una storia. C'è Pietro, Simone, detto Pietro, ma che sarà anche una pietra d'inciampo, che avrà le sue fragilità, ma sarà sempre raggiunto e preceduto dall'amore. Ci sarà chi Gesù lo tradirà, ci sarà chi vorrà essere il primo, ci sarà chi è più cocciuto degli altri, ci sarà chi è entusiasta, ci sarà chi non capisce, ci sarà chi abbandona il Signore. Non voglio dimenticare con voi quest'oggi l'icona della lavanda dei piedi, perché Gesù lava i piedi a ogni persona,
ha ogni storia, a chi lo tradisce, a chi lo rinnega, a chi non capisce, a chi vuole essere il primo, a chi vuole gareggiare con il fratello. Il Signore lava continuamente i piedi a ognuno di noi. Vuole una chiesa che sia una chiesa inviata, inviata a tutte, a tutti. Una chiesa che possa perdonarsi e che possa accettarsi così com'è. Perché ognuno di noi è un dono prezioso nel cuore di Dio. Ognuno di noi è il desiderio di Dio. È per questo che Dio costituisce i dodici, è per questo che li invia come un grande viaggio. Infatti partono strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino. La Pasqua del Signore riguarda tutti. Non dimentichiamoci questo particolare. Che bello se oggi possiamo fare memoria e ringraziare il Signore per tutte le volte, per la prima volta in cui Lui ci ha raggiunto nella nostra vita. Che bello se in questo istante possiamo insieme pensare quando è stata la prima volta che abbiamo sentito l'annuncio del Vangelo nella nostra vita, dalla nostra mamma, dal nostro papà, da un nostro parroco, da una nostra catechista. Un animatore. Dov'è che il Signore ci ha incontrato? Quando è che il Signore ci ha incontrato? Quando è che per la prima volta abbiamo sentito questa fame della sua parola per noi? Perché il Signore è già dentro di noi. Il Signore è presente in noi perché noi lo possiamo portare a tante e a tanti. Ecco quindi che mi sono care le parole di Et Illesum, questa giovane ebrea, però donna spirituale, donna mistica, che è stata testimone monumentale di fede nei campi di concentramento. Per chi non ha letto il suo diario, è un diario da leggere e mi viene da dire, da pregare in nome del Dio di Abramo che ci riguarda, che ci accomuna e che tutti stiamo cercando, no? E che noi cerchiamo nel volto rivelato da Gesù. Et Illesum nel suo diario scrive così: dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente è coperta di pietra e di sabbia. Allora, non è che non c'è Dio, è che Dio è sepolto. Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Questo è l'invito, questa è la preghiera per oggi, per questa giornata, perché ognuno di noi, soprattutto là dove il cuore è pieno di pietra, è pieno di sabbia, è pesante, è soffocato, possa ricevere la grazia di dissotterrare la presenza di Dio che è presente in ognuno di noi, che ci costituisce Suoi figli e che ci chiama a portarlo nel mondo. A domani.